Vai. Bene ragazzi, le prime mutazioni che abbiamo trovato sono queste qua. Questo è il parasauroloco. Si riconosce per questa cresta a forma di banana che serviva secondo gli studiosi per comunicare. E guardate qua la descrizione. Questo disegno mi sa di quello là che hanno fatto per il prossimo film di Jurassic World. Prima che uscisse il film ovviamente. La seconda è questo qui. Si chiama Oviraptor. Il suo nome significa ladro di uova. E guardando la costruzione direi che ci attecca come cosa. Facciamo il video anche sulle descrizioni. Guardate la descrizione, mi sembra quasi non vi sembra quello di Ark Survival World? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Ovviamente ce ne sono altri. Per esempio questo. Questo è il famoso mostro di Loch Ness, ovvero il plesiosauro. Era un rettile marino lungo anche 12 metri, gli essere fra i più grandi della sua famiglia, poteva aggiungere anche le 2 tonnellate. Eccolo qua, plesiosauro. Qui invece c'è il dimetrodonte. È un animale che è vissuto molto tempo prima dei dinosauri, ma che è considerato sempre un rettile, date le sue somiglianze con le lucertole odierne. E qua c'è la descrizione.